Dopo tre partite senza gol e vittorie contro Avellino, Roma e Palermo, l'under 15 del Napoli torna al successo nella gara interna contro il Pescara. I ragazzi di Mister Chiaiese conducono la partita sin dai primi minuti e all'ottavo si rendono già pericolosi. Corner di Ceparano, Torre di Donofrio, conclusione al volo di Cioffi, alta sopra la traversa. Un minuto dopo il Napoli va in vantaggio. Verticalizzazione di Barruffo, D'Agostino a tu per tu, con Galante serve della pietra che a porta vuota non sbaglia e fa 1-0. Al 17esimo il Pescara prova a sfruttare un errore di Daniele in uscita alta. Corner dalla sinistra, il portiere azzurro va a vuoto, ma il colpo di testa di Mandolesi termina a lato. Si tratta dell'unica occasione costruita dal Pescara nel primo tempo. Al 29esimo arriva anche il raddoppio del Napoli. Cross di Cioffi, Nardi anticipa della pietra. Sulla seconda palla c'è Russo che spedisce il pallone nell'angolino destro della porta difesa da Galante. Al 34esimo della pietra va ancora a segno, ma l'arbitro giustamente annulla la rete per gioco pericoloso. L'attaccante azzurro anticipa il portiere avversario intervenendo in gamba tesa. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per gli azzurrini, che nella ripresa sono propositivi sin dalle fasi iniziali. Al quarto Battimelli stende sulla fascia destra D'Agostino. L'arbitro Esposito lascia correre e nasce così la ripartenza del Pescara, conclusa con un diagonale di Moscianese che termina di poco a lato. Al sesto Musella inventa un tiro cross dalla sinistra che rischia di beffare Galante. La traiettoria si stampa sulla traversa. Il Napoli resta in pressione offensiva. All'ottavo Russo ruba palla e serve Cioffi che va al tiro a giro dal limite dell'area, trovando la risposta di Galante. Al 19esimo è proprio Russo, invece, a fallire l'occasione del 3-0. Ruba palla a Consorte, avanza fino al limite dell'area di rigore e poi spedisce di poco a lato il suo tiro da ottima posizione. Al 20esimo si rivede il Pescara, Masella dalla sinistra tenta di sorprendere Daniele, che però si distende e respinge la punizione del numero 10 abruzzese. Al 23esimo, su un cross di Musella, Galante in uscita fa suo il pallone e lo trascina fuori dall'area di rigore. L'arbitro non interviene e scatena le legittime proteste del Napoli. Al 33esimo il Pescara accorcia le distanze. Daniele su un tiro cross innocuo di Chiarella si fa scappare il pallone che passa in mezzo alle sue gambe e attraversa la linea di porta. Non riesce Costanzo ad evitare il gol che riapre la partita. Al 35esimo D'Antonio vorrebbe chiudere i conti, ma il suo tiro da ottima posizione termina a lato. Il gol del 3-1 arriva al 38esimo e lo realizza De Martino. Russo è di nuovo protagonista sulla fascia destra e suo il cross. Consorte rischia l'autorete, soppone Galante, ma la sfera sbatte su De Martino e finisce in rete. È il gol che sancisce il risultato finale. Il Napoli stacca il Frosinone, sconfitto a Benevento, e resta al secondo posto solo in compagnia del Palermo, vittorioso sul campo del Crotone.